una partita che dall'inizio alla fine il Padova ha avuto in controllo, tanti gol, insomma è davvero difficile trovare qualcosa che non sia andato bene, un bel risultato rotondo, peccato solo per il gol preso alla fine, però insomma un grande Padova. Sì, una bella prestazione, una bellissima prestazione da parte dei ragazzi, tutto bene in controllo, anche in controllo nella fase difensiva, anche in controllo adesso magari ogni tanto abbiamo provato a stare un pochino più bassi, avevo parlato della partita con il Trento, secondo me abbiamo fatto anche con buon ordine, sono tanti spunti positivi, possiamo secondo me chiuderla già nel primo tempo, c'erano le condizioni per chiudere, ci dispiace perché poi queste partite poi con episodio sfortunato possono riaprirsi, poi diventa molto molto complicato, basta vedere i risultati delle altre. Diventa molto molto difficile, è una prestazione molto positiva, ci sono tanti spunti, il gol nel finale dispiace fino a un certo punto perché poi anche questa strada dell'imbattibilità sinceramente mi interessa poco, mi interessa vincere le partite. Devo dire in questo momento la sensazione mia personale, che sono un po' fatto particolare, è di dispiacere per quei ragazzi che in questo momento a cui non riesco a dare spazio in questo momento, perché è una squadra straordinaria dal punto di vista dell'impegno e oggi non riuscire a dare spazio a giocatori come Belli, come Granata, Rustina fuori più per un problema muscolare, quindi però magari dato dopo, ma parlo di quei ragazzi che da un mese e mezzo a questa parte mi stanno dando l'anima e non riuscire a dargli spazi in questo momento, sono difficile, sono sincero, al di là della partita mi dispiace. Ecco. Però terza formazione e terza volta che comunque qualche cambio c'è, quindi comunque sono sempre tutti coinvolti, sempre sul pezzo e le scelte spesso si spostano per poco, no? Sì, l'ho detto ai ragazzi, ma nelle prime settimane io non regalo un minuto con la maglia del Padova. Chi mette la maglia del Padova per un minuto è perché se l'è meritata, è perché ha spinto in settimana, perché ha dimostrato che ci tiene. Il problema è che mi hanno preso un po' troppo la lettera e quindi in questo momento dovrei dare molti minuti in più a qualcuno a cui non riesco, purtroppo 5 cambi. E ripeto davvero, oggi sembrerà strano, ma dopo una vittoria per 4-1, bella come questa, non riesco a dirmela appieno perché questi ragazzi si meriterebbero molto di più. Però insomma, una vittoria che fa vedere un Padova lì in alto, lei ha detto mi piacerebbe svegliarmi un lunedì di maggio così non un lunedì di settembre, però insomma è già una buona partenza, una buona sensazione. È chiaro che partire in questo modo, penso che neanche nelle migliori mie aspettative si poteva partire così, anche sconoscevo, è vero che conoscevo le potenzialità di questa squadra, però non mi aspettavo una partenza con questa voglia, questa determinazione, devo dire anche questa qualità di gioco, perché poi in questo momento stiamo facendo anche delle trame interessanti, metto della qualità dei giocatori che sono di altissimo livello e quindi sinceramente non abbiamo fatto nulla perché tre partite contano meno di zero, però sicuramente vederci davanti in questo momento con tanti gol fatti, con tanti marcatori, con tanti protagonisti non può che renderci orgogliosi di quello che stiamo facendo. Sappiamo che così facendo alziamo le aspettative perché poi questo è fisiologico, è chiaro che non ci possiamo più nascondere, non ci siamo mai nascosti, però in questo momento non lo possiamo davvero fare, quindi andiamo avanti a lavorare come stiamo facendo, perché questo Padova, se è umile come resta in queste partite, può dar fastidio a tutti. Ecco, ce l'ha anticipato lei, Rossini ha avuto più un problema muscolare che una scelta tecnica, poi ha deciso di rispostare Varasta avanti, di confermare Livuoli e di schierare Fusi che a sua volta, cartellino giallo a parte, ma lui ha una certa propensione, ha risposto bene. Ma per quanto riguarda Simone Rossini, una scelta che ha avuto un problema al ginocchio in settimana, poi ci ha caricato sopra male, ha avuto un leggero fastidio, quindi nulla di preoccupante, però in questo momento è chiaro che con questa squadra non ci prendiamo nessun rischio, perché poi chi gioca al suo posto spinge. Pietro in questo momento non aveva ancora trovato la maglia al titolare, ma ragazzi, conoscete meglio di me, ci mette anima e cuore, e si è meritato questa partita, si è meritato questa prestazione, è chiaro che poi la munizione fa parte del suo pedigree, e cercheremo poi di fare in modo che ne prenda meno possibile, però ripeto, è chiaro che in questo momento chi gioca sta dando le risposte che mi aspetto da un gruppo straordinario. Mi spiace perché non ha giocato, però comunque anche oggi i cambi efficaci, subito porto Lussi al gol, anche Valente siamo assolutamente bene, ha dato là comunque all'ultimo gol di Liguori, anche Crescenzi dietro ha avuto la sua occasione, il suo spezzone. Ma sembra un po' di ripetere sempre la stessa cosa, ma purtroppo è la realtà, questa squadra ha due formazioni titolari, ha tantissimi giocatori in grado di cambiare la partita, come secondo me pochissime altre, forse addirittura, non voglio dire nessuno perché diventa un po' troppo caricarmi di responsabilità, però come pochissime squadre ha delle alternative forti, e qua nella fortuna devo citare tutte le volte chi entra, ma dovrei citare un'altra volta chi non è entrato, però vuol dire che questa squadra è forte, ha delle potenziali importanti. La cosa che deve fare la differenza è che chi entra non metta solo il curriculum in campo, ma soprattutto la voglia di lottare, come hanno fatto i giocatori che sono subentrati oggi alla panchina. Lo stesso Villa, oggi dimenticavo, giocatore che è importantissimo, che non ha trovato spazio, sono rischio di fare poi gli torti, mi dispiace, però davvero basta leggere i nomi di chi, non di chi è subentrato, ma di chi non è entrato,
per qualificare questa rosa che è di alto livello. È chiaro che la difficoltà mia, nostra, dello staff, sarà coinvolgere tutti il più possibile. In questo momento ci stiamo riuscendo, i risultati ci danno una mano e speriamo di portare avanti questo percorso in questo modo il più lungo possibile. A Spagnoli manca davvero solo il gol. Ma se lo merita per il lavoro che fa per la squadra, per l'impegno che ci mette, perché è un giocatore straordinario per disponibilità, come lo ha anche Mattia, in questo momento ha caratteristiche diverse, facciamo spesso, oggi mi aspettavo un terreno pesante, quindi un giocatore come Alberto davanti ti dà più battaglia, ti dà più guerra, è chiaro quando poi entra Bortolussi a campo aperto negli spazi, fa dei movimenti l'attaccante vero e risulta spesso decisivo, ma non è una scelta definitiva, quindi vedremo andando avanti in base al tipo di partite chi avrà meglio e chi giocherà da titolare, fermo restando che continuiamo a ragionare su 16 e non su 11. Stiamo alzando l'asticella tanto, è chiaro che dovremo avere grande equilibrio sempre e comunque. Domande da studio? Veloce? Basta che sei veloce, ne puoi fare anche tre. Vero. Allora, Crisettige non l'abbiamo nominato, però veramente inferno, grandissimo gol su punizione nella prima partita, ma oggi l'assist è ancora più bello, insomma, testimonianza proprio di un giocatore che partendo dall'inizio di questa maglia è rinato e insomma sta dando il suo contributo, si vede che viene da un'altra categoria. E poi perché la sostituzione di Faedo? Ma allora partiamo da Lorenzo, che è un giocatore, anche qui che il curriculum parla per lui, non c'è bisogno che lo racconto io. Però basta pensare, oggi se vedete il taglio che ha preso Lorenzo nel colpo di testa, è un taglio importantissimo, penso che il 90% dei giocatori avrebbero abbandonato il campo, è rimasto in campo, ha fatto una prestazione di alto livello, è uno dei tanti capitani che al di là che metta la fascia o no, sono quei giocatori che mi tengo stretto perché sono sempre positivi, grandi lavoratori, grandi professionisti. E sinceramente, ripeto, io non ho il percorso dell'anno scorso, non lo conosco, però mi aspettavo questo da Crisetti che sta confermando quello che è il suo percorso e sono le sue qualità. Per quanto riguarda Fede, in quel momento volevo cercare di alzare un po' il più possibile la struttura della squadra, magari rendendola anche un pochino più difensiva, quindi mettere Chimo al posto dei capelli ci dava più centimetri, mettere di Crescenzi a centrale spostando Delicale ci metteva ad avere un saldatore in più che in quel momento credo potesse essere l'unica situazione in cui potevano impensierirci le palle attive e quindi mi ha fatto la scelta di alzare il più possibile i centimetri della squadra in campo. Grazie.